Ragazzi, bentornati sul canale. Oggi vi porto la soluzione definitiva, se anche voi come me non ce la fate più ad avere un paddone del genere con tutte queste impronte, questi aloni e questi fastidiosissimi riflessi che ci sono, specialmente se avete l'accessorio che inclina il paddone, che praticamente con il sole dà un fastidio incredibile mentre state guidando. E l'andremo ad applicare e vedremo come eliminare per sempre il problema degli aloni sul paddone. Tutto questo dopo la sigla. Parto col precisare che io ho messo già una pellicola allo schermo di un altro brand che inizialmente mi aveva illuso perché non avevo problemi del genere. Tutte queste ditate qui, poi secondo me, non so, forse con il tempo si rovina o con il calore, non so bene. Poi comunque diciamo che l'ho anche ben vissuta qui, c'ha qualche sbeccatura qui sopra, quindi diciamo che è arrivata l'ora di mandarla in pensione. Per risolvere questo problema al paddone mi sono affidato a Spingen, che è un'azienda in cui io utilizzo i suoi prodotti da penso quasi 10 anni, sui vari iPad, iPhone, MacBook, eccetera. Mi sono sempre trovato alla grande e adesso ho visto che hanno fatto la sezione per le auto, quindi non ho saputo resistere. Sono certo che risolverò questo problema, anche perché è una garanzia proprio questa azienda. Come detto, la utilizzo da anni e le pellicole per il telefono sono veramente imbattibili. Sì, ne ho provate davvero milioni, forse, spaccandone non so quante. Allora, in giro troverete sicuramente cose più economiche, ma poi siamo sempre lì. Poi le cose economiche quanto durano? Io ho sempre preferito magari spendere qualcosa in più e poi ritrovarmela, e soprattutto avere un utilizzo migliore sui miei dispositivi. Quindi adesso proviamo un posticino e andiamo ad installarla subito perché non vedo l'ora. C'è da dire che il packaging è più grosso dell'auto a momenti. Adesso andiamo a vedere cosa c'è dentro. Come potete vedere, arriva proprio questa specie di tavolino. Qui c'è tutto il kit per il montaggio, varie sicuramente spatoline, spazzolette, eccetera. Queste sì, ci sono anche sui device Apple, dentro sono utilissimi per le bolle, si formano le bolle sullo schermo. Abbiamo i vari adesivi per rimuovere la polvere. Adesso abbiamo un compito in più perché dobbiamo andare a distruggere la nostra pellicola che abbiamo già, quindi abbiamo un passaggio in più da fare, ma non è che ci spaventa. Adesso andremo letteralmente a rimuovere e distruggere la vecchia, ecco, la vecchia cover bella, eh? È stato un piacere, adios. Ora è arrivato il momento di dare una bella pulita come si deve. Io utilizzerò una soluzione alcolica che ho già preparato perché sono un professionista, che secondo me è molto superiore a quella che troviamo nella confezione. Quindi andiamo. Una bella sgrassata. Sì, ci siamo. Andiamo proprio nella modalità del display per la pulizia di schermo, giusto? Visto che ci siamo. Schermo sembra pulitissimo, ma si nascondono sempre delle insidie. Mi sono portato anche un panno a basso rilascio di fibre e gli do un'altra passata anche con questo.
Comunque, anche se non avete questi accessori, in dotazione troverete tutti quanti gli accessori che vi sono utili per l'applicazione. Io mi trovo meglio con questi, ma vanno bene anche quelli che ci sono in confezione. Ok, adesso mi aiuto con questi adesivi che ci sono all'interno, dandogli qualche colpetto così per eliminare tutti i granelli che ci sono. Speriamo di non doverceli trovare dopo, che sarebbe un disastro. Adesso andiamo all'applicazione vera e propria. Un altro qualche colpetto. Prendendolo così sembra pulito. Ultime parole famose. Sembra pulito. Adesso andiamo a rimuovere la parte posteriore. Poi abbiamo questa fantastica dima. Ok, top, quindi andrà verso di qua così inserito. E ci siamo. Ok. Adesso, proprio come dice qui, andiamo a dare una pressione e lo muoviamo e aspettiamo 30 secondi, mi raccomando. Che siano 30, eh. Esatti. Ok. Adesso i 30 secondi passeranno in 3, 2, 1. Eccoci qui, tornati, grazie ai potenti mezzi del montaggio cinematografico. Sono passati 30 secondi e adesso andiamo a rimuovere questa banda che c'è davanti alla dima. È elastica, questi non vi preoccupate, questi residui, perché questa è un'altra pellicola che si dovrà levare. Allora, ok, la dima non ci serve più. Questa è la pellicola che troviamo prima di quella definitiva che sta sotto, quindi un altro layer che sta. Diciamo che possiamo andare al momento catartico all'eliminazione di quest'altra pellicola. Allora, adesso grazie ai potenti mezzi che abbiamo nella scatola ci andiamo a levare queste bolle, non so se si vedono, ma si levano proprio al volo, è spettacolo. E devo dire che sono stato bravissimo, adesso lo posso dire, perché non c'è neanche un granello di polvere. Allora, non so dal video adesso quanto si possa vedere, ma è satinato in una maniera incredibile. Uno spettacolo. E le dita non si vedono più, non ci credo, non si vedono più le impronte, spettacolare, che è proprio liscissimo. Cioè, attiva una specie di coating, non lo so, una copertura che non fa impregnare lo schermo. Proprio quello che serviva. Adesso ci sono delle 3-4 bollette che devo spingere un po' con più forza e poi ci siamo. Adesso al video non so quanto si possa capire, ma è stato centrato alla perfezione grazie alla dima che trovate in confezione, quindi anche se pensate di essere poco esperti, al volo proprio si mette, è una meraviglia. A mano, altri brand te la lasciano dentro la confezione così a mano,
specialmente gli angoli, questi qua sono quelli più difficili da applicare, invece così è proprio una favola. Questo è un piccolo test che faccio, non so se si vede bene dal video, ma incredibile. Non ci sono proprio più tutte quelle fastidiosissime ditate che si venivano a creare ogni volta che uno toccava lo schermo. Fastidiosissime proprio. Poi c'è anche molto molto meno riflesso, ma sempre vabbè, una cosa che comunque dal vivo si vede molto di più perché col fatto che è satinato. Quindi comunque, oltre che scorre anche meglio il dito, molto molto meglio. Soddisfattissimo. Come potete vedere, ovviamente la parte del display reagisce alla grande. Ok. Niente, ci siamo. Sembrava impossibile e invece ce l'abbiamo fatta. Mai più ditate, mai più. Vabbè, non potete capire quanto è più fluido il touch proprio sullo schermo. Proprio un'altra storia. Lo sapevo, ne ero certo, perché questa azienda è una garanzia. Io vi consiglio anche se avete degli iPhone, ma penso comunque anche dispositivi Android è uguale, la stessa cosa, hanno dei prodotti incredibili. Ripeto, sono abbastanza costosi, ma le cose belle costano, come si dice in questi casi. Spettacolo. Allora, adesso ce ne andiamo a casa. Ragazzi, che dire? In conclusione, vi lascio il link in descrizione di questo prodotto, lo trovate su Amazon comunemente. Il link è affiliato, quindi se poi deciderete di comprarlo, mi date una mano con una piccola commissione, quindi sostenete il canale. C'è lo stop, signorina. Vi auguro una buona serata, un buon continuo d'estate. Ci vediamo presto per un nuovo video, ragazzi. Ciao!